presentata questa mattina al Maschio Angioino la nuova annualità del Piano Sociale di Zona. Si tratta del programma di interventi sociali per la città di Napoli, varato dal Comune dopo un percorso di confronto e di concertazione coi soggetti istituzionali e del terzo settore attivi sul territorio. Destinatari delle attività saranno i bambini, gli adolescenti e gli anziani, le persone con disabilità, le donne vittime di violenza e della tratta, le persone immigrate, le persone LGBTQ, i detenuti, le persone senza fissa dimora, le persone delle comunità Rom, Sinti e camminanti. Noi abbiamo stanziato circa 13 milioni per il rafforzamento delle equipe multidisciplinari, che significa andare a fare un concorso di un centinaio di altre persone che lavoreranno nel welfare con vari profili. È un'esperienza che noi già abbiamo raccolto in altri concorsi, perché questa è anche l'indicazione del governo. Noi parliamo moltissimo di interventi che prevedono l'utilizzo di competenze varie e quindi siamo andati in questa direzione immaginando appunto di rafforzare la presenza sui territori. Per l'ampiezza degli interventi e per la varietà dei destinatari, il piano sociale di zona è stato concepito in collaborazione fra 4 assessorati che hanno contribuito con le loro specifiche competenze al progetto complessivo. Il programma degli interventi prevede un investimento di oltre 30 milioni di euro. Abbiamo messo nelle condizioni chi verrà di avere già un lavoro fatto con dei fondi già destinati su queste linee progettuali e quindi diciamo diamo in dote anche questo. Per le donne vittime di tratta abbiamo stanziato un fondo per consentire una presa in carico dei bambini insieme alle donne. Per quanto riguarda invece gli LGBT sono una categoria sociale, li abbiamo tolti dalle nuove povertà, perché in realtà sono una categoria di persone all'interno delle quali ci sono tante dimensioni, tante dinamiche, e la cosa più importante era da consegnargli dei fondi non solo per la casa comunale di accoglienza, che è la casa delle culture e delle accoglienze delle emergenze, ma anche per fare in modo che si vadano a stanziare sempre più fondi per la lotta alle disuguaglianze e ai pregiudizi, alla violenza LGBT.